Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Un altro mezzo di cui Padre Pio si serviva per arrivare alla verità era l'attenzione che lui prestava proprio alla parola di Dio per scoprirvi la divina volontà. La sua diligenza in questo era fuori dal comune, quindi che Padre Pio non disdegnasse di ascoltare anche il più semplice annunciatore della parola è confermato proprio da diverse testimonianze, come ad esempio quella di padre Marcello Lepore, giovane sacerdote della fraternità di San Giovanni Rotondo, che fu incaricato di predicare un triduo in preparazione alla festa di Sant'Antonio. Padre Pio, sempre presente quando la comunità si riuniva, lo ascoltò e poi gli disse: bravo, bravo, hai una bella memoria. Ancora padre Cipriano De Meo da Serra Capriola, sacerdote novello nel 49, si trovava proprio qui in aiuto alla fraternità e lui era impegnato, su richiesta di padre Agostino, nell'andare a predicare la festa di San Francesco. Lui accettò anche se si sentiva imbarazzato per la presenza di padre Pio e dopo la predica padre Pio gli andò incontro per dargli il prosit e mentre padre Cipriano si scherniva lo abbracciò e gli disse: come principiante hai raggiunto l'optimum. Ecco, e poi raccontano anche lo stesso padre Marcellino che è successo una cosa del genere anche con lui nel 1954, dopo alcuni mesi dalla sua ordinazione. Era proprio qui a San Giovanni Rotondo, fu pregato, scrive, dal padre guardiano durante la funzione vespertina di parlare in chiesa. Quindi ricordo che scelse il tema della preghiera, presentando l'aspetto dell'elevazione dell'anima verso Dio. Fu né più né meno una di quelle esercitazioni con richiami scolastici. Ricordo che comunque precisai che per anima in questo caso si intende appunto il cuore. E allora lo stesso padre Pio era in sacrestia, trovò il modo di congratularsi e gli disse: bravo, hai detto bene, è il cuore che si deve elevare a Dio quando si prega, ma dobbiamo far notare che egli, oltre che attento, era anche critico. Ad un giovane confratello, al termine di una sua riflessione tenuta in chiesa, gli disse: voglio, tu ti devi preparare un po' meglio.